la trasmissione è quella di Emanuela e Ilario, un amore che non lo vedete mai, ma c'è sempre il perversa e lotta in mezzo a noi. E la trasmissione si chiama Art Shock, Artisciocca dal Vega, siamo qua piantati come un'artisciocca e la scommessa è fare arte di buon livello. Cos'è l'arte? Ma poi lo diciamo. L'arte. Cos'è l'arte? La facciamo di buon livello anche in questo posto dimenticato da Dio e dal mondo che è la Liguria. Facciamo subito una bella pubblicità alla Liguria. Brava, non c'è bisogno di andare a Milano, mi sento dire, ma tu lo sai che se fossi a Berlino saresti? No, no. Io sono qua e vogliamo fare arte qua con Colice. Quindi l'arte è viva, voi siete le prove e io ogni volta vi porto qualcuno. Adesso vi leggo, guardi le foto, no? Adesso vi leggo una cosa veramente carina, l'ho scritta io, è la più bella che abbia mai scritto, perché le altre appunto c'è uno schifo, dicevamo l'altra volta. Certo. Però prima vi presento Filippo! Ciao amici! Filippo, che però... Amici, ascoltami. È a metà. Vabbè. C'è mezzo Filippo, perché Angela oggi non sta tanto bene e quindi... Angela, guarisci presto! Guarire subito e venire qua a puntare. E adesso facciamo una cosa seria e te la dedichiamo. Duma. Duma. Allora, titolo, io ti benedico. Io ti benedico, benedico il tuo sguardo e benedico il tuo viso. Benedico le tue braccia e le tue mani, il tuo sorriso. Benedico ogni passo che hai fatto per arrivare fino a me, ogni sbaglio commesso, ogni spergiuro, ogni caduta. E ogni cosa bella, ogni lacrima, ogni sorriso, per diventare la meraviglia che tu sei. Benedico ogni sconfitta, ogni vittoria. Benedico tua madre che ti ha creato, e tuo padre, il tuo sangue, e tutta la tua stirpe, fino all'ultimo antenato. Remoto, forse Adamo, forse una scimmia, un protozoo, o il Big Bang, o una stella. Io benedico il Dio che ti ha pensato, proprio così come sei, perfetto per me. E benedico qualunque qualsivoglia entità suprema che ti hai inventato, o il caos stesso che per teoria ci ha fatto incontrare. Benedico il tuo viso solenne, così bello, il tuo naso e gli occhi miei, e tutto quello che sei, e tutto quello che vedi, e tutto quello che il tuo sguardo può comprendere. Benedico la tua bocca e la tua voce quieta, le parole che dici, ogni singolo suono, ogni sillaba che per me è un dolce canto di rinnanare. Benedico il tuo silenzio, benedico tutto quello che fai, le tue mani e quello che tocchi, ogni cosa, tutto è sacro, tutto è luce, e benedico il tuo corpo perfetto con la mente, il collo e le tue spalle un tempo, la schiena, le braccia, il petto, l'addome, i deliziosi tuoi fianchi, il tuo sesso e le cosce, le ginocchia, i polpacci, i piedi che ti hanno portato fin da me, e ogni graziosa tua parte, benedico la strada che hai percorso, la luce e il buio che hai attraversato solo senza me, e ogni persona che hai incontrato, quelli che ti hanno amato, accarezzato, aiutato, rialzato, e anche quelli che ti hanno disprezzato, picchiato, battuto, umiliato, e benedico tutto quanto ti è accaduto per fare di te la meraviglia che sei. Infine, benedico il tuo cuore che batte, batte all'unisono col mio, batte rosso e vivo, gonfio di sangue e d'amore. Grazie nell'applauso spontaneo. C'è qualcuno che sta sparando. Andiamo avanti, avanti. Dai, dai. Cosa ci fai? Quello che ho fatto prima è Fiori di Maggio. Fiori di Maggio di Contato, vai. C'era il paese in fede.
allegria, e pensavo che su quella sabbia forse sei nata tu. A casa di mio fratello non ricordo più, e ci hai visti su dal cielo, ti hai trovato piano e sei venuta giù. Non sulla spiaggia vuota ad aspettare, e che tu mi dicevi, guarda su quel gabbiano, stammi vicino e tieni. Sono al bar Amsterdam di mattina, vado tutte le mattine, eh sì, tutte le mattine. Perché bisogna essere mattinieri.